Buongiorno a tutti, oggi è sabato 7 settembre, ci troviamo a Brissogne e l'idea di oggi è fare i laghi delle Lore. Abbiamo lasciato la macchina a Gran Brissogne, poi c'è tutta una parte di Poderale che dovrebbe essere intorno ai 3 km scarsi, si arriva diciamo a una centrale idroelettrica e insomma il sentiero è il numero uno e parte subito bello dritto. Oggi siamo in 6, il tempo per adesso non è granché, ma in teoria dovrebbe aprirsi, quindi l'importante è arrivare ai laghi e ci sia un pochettino di sole. E quindi niente, a dopo. Siamo arrivate all'Alpe Tramai, dove c'è questo bivacco, e ve lo mostro, insomma, visto che comunque questo è aperto e c'è tutto. Comunque c'è letti, ci sono le stoviglie, c'è una bella stufa e adesso qua fuori c'è anche una bella fontana. E c'è anche Oscar, oggi il nostro amico pelosetto è Oscar con Elizabeth, e questo è il tempo e quindi siamo in attesa, speriamo che si apra, ma in teoria dovrebbe essere così. Siamo arrivati al primo lago, che è proprio il lago delle Lore, che è grandissimo, bellissimo. Da questo lato sinistro c'è il bivacco Menabrea e insomma non lo diciamo troppo forte, ma si è aperto e quindi c'è persino il sole, quindi tanta roba. Di fronte a voi il bivacco Menabrea, il lago. Qua c'è un grande ometto e qua abbiamo la bellezza delle Milius e noi adesso proseguiamo verso il lago, che uno dovrebbe essere appena qua sopra. Qua c'è un bel torrente e qua dei bei nuvoloni. Quindi meglio proseguire abbastanza velocemente, più che altro per vedere i laghi col sole, perché col sole sono tutta un'altra cosa. Salendo appena dopo il bivacco, un 100 metri forse neanche di dislivello, e guardate la meraviglia del Lac Long, lago lungo, mamma mia quanta bellezza, c'è un po' di vento ma tutto sommato non si sta malissimo, più che altro non so se mi sentite, però guardate che roba, guardate che meraviglia, mamma mia che bellezza. Laggiù c'è Nadia, bellissimo. Adesso faccio anche qualche foto. E dopo il Lac Long siamo arrivate a Le Lac d'en Haut, che è qualcosa praticamente ai piedi delle Milius ed è qualcosa di spettacolare. Io oggi sinceramente non ho più parole, perché è davvero qualcosa di meraviglioso, davvero. Lì c'è Nadia che sta facendo le foto, ma è spettacolare. Le Milius lassù, penso che ci sia il Colle dei Cappuccini dalla forma, poi guardo, spettacolo. Thank you.
siamo riscese nuovamente al bivacco, lo vedete qua dietro di me, il bivacco Menabrea, e adesso si sta annuvolando ancora un filino di più dietro di noi, ma noi ormai insomma adesso siamo arrivate al lago, il primo lago delle Lore, e adesso noi scendiamo, abbiamo adesso un filino di salitina e poi insomma c'è la discesa, c'è il muraglione diciamo che ci porterà poi alla, insomma, alla macchina. Per adesso spettacolo, veramente io ho poche parole perché veramente dei laghi così, uno più bello dell'altro e poi il Pavel, il terzo, è veramente qualcosa di meraviglioso. Quindi adesso noi attacchiamo e si scende. Abbiamo terminato la nostra escursione di oggi appunto ai laghi delle Lore, un'escursione meravigliosa, veramente i laghi, soprattutto il terzo, è qualcosa di spettacolare, ha un colore che è veramente bellissimo. Allora, è un'escursione molto lunga, adesso dal video di Relieve c'è qualche 2 o 3 chilometri in più perché ci sono dei tratti dove, soprattutto nella parte di Poderale, mi sono dimenticata di, insomma, di inserire, quindi dovrebbe essere intorno comunque ai 22-23 chilometri e il dislivello è quasi di 1900 metri perché sono 1870 se non erro, quindi è un'escursione abbastanza impegnativa, però ecco, fatta con calma come abbiamo fatto noi, con tutta tranquillità, è comunque insomma fattibile con il giusto allenamento, ecco. Quindi niente, io come al solito vi saluto, vi dico di iscrivervi al nostro canale, di mettere insomma tanti like se vi piacciono i nostri video, e noi ci vediamo alla prossima escursione. Ciao.